che ti dico. Signore e signori, buonasera e benvenuti a Sai che ti dico. Dunque, che cos'è questa trasmissione? È una trasmissione di varietà un po' diversa dalle altre. Diversa per molte ragioni, innanzitutto per il pubblico. Avete notato che quando io sono entrato nessuno ha applaudito, però il pubblico c'è, come non c'è? Eccolo qui, guardate, avete visto? Il pubblico c'è, solo che è un pubblico diverso da quello che solitamente assiste agli spettacoli televisivi, quello che urla sempre a sproposito, che applaude a sproposito, che ride a sproposito. No, uno dice, signore, signore, buonasera, tutti si sente questa risata che dà tanto fastidio. Appunto, noi abbiamo scelto invece un pubblico vero, obiettivo, che applaude se c'è da applaudire e ride se c'è da ridere, soprattutto non dar retta ai cartelli che dicono applaudite, fate, no, vero, vero, così la trasmissione diventa tutta più vera. È logico che se io voglio far ridere questo pubblico posso farlo ridere subito, sto raccontando per esempio una barzelletta, anche vecchia, ridono lo stesso. E vediamo un po', ecco, quella per esempio di quel signore a Roma che sta fermo alla fermata dell'autobus, arriva un altro signore che chiede al primo, scusi, passa di qui il 15? L'altro signore ci pensa un po', poi dice, no, il 15 sono a Firenze. lui aveva equivocato, capito? Aveva creduto che il 15 fosse la, non l'autos, ma lui che passasse. Ecco qui, avete visto che pubblico è? Pubblico vero, obiettivo, no, di quello che applaude, ride, no, questo qui non ride, perché... Ma dove l'avete presi questi? Domando, no? Perché sono tutti proprio... Vabbè, altra ragione per cui il nostro spettacolo è diverso è che noi non abbiamo le testate, sapete le testate, non le capocciate, le testate dei giornali. Noi non abbiamo la giuria dei giornalisti, oramai, vero, tutte le trasmissioni hanno, da Canzonissima alla Domenica Sportiva, ci sono sempre queste giurie con le testate. Noi non l'abbiamo, perché poi se lo spettacolo è brutto, loro scrivono male lo stesso, anche se sono lì presenti, loro scrivono male lo stesso. Ecco, va benissimo. Ecco, mi fa piacere. Dunque, andiamo avanti. A dividere con me le fatiche del sabato sera ci sarà l'affascinante, la bravissima Iva Zanicchi. Ecco qui. No, dico, cominciamo proprio bene, eh? Perché? Beh, dico, un pubblico molto caloroso. Ah, ma questo è un pubblico vero, obiettivo, scelto io apposta proprio, non di quello che applaude, sai, così. L'hai scelto tu. Sì, sì, ho scelto io. Questo veramente applaude, si dà proprio, ride se c'è da ridere. Scusate, ma questi sono finti? No, dico, sono finti. Pagateli, dateli qualcosa, che si muovono un po', perché non è possibile andare avanti. Altra preziosa collaboratrice, la scatenata, la graziosissima Minni Minofrio.
Guarda, è inutile che ti dai tanto da fare, perché questo è un pubblico vero, obiettivo, che ride se c'è da ridere, applaude se c'è da applaudire, e invece non è come quell'altro che applaude a sproposito. Questi non si muovono proprio. Fate una cosa, mandateli via, cambiateli, sì, non è possibile. Scusate, andate a casa, bravi, andate a casa, bravi, andate a casa. Non è possibile andare avanti così. Io capisco. No, io soprattutto per voi l'ho fatto. Ah, per noi? Ma si capisce perché... Ma come no? No, per me no, perché finché non applaudono me, finché non ridono con me, pazienza. Ma con voi non è giusto. Andate via, muoversi. Questo passaggio di persone davanti a noi fa tanto trasmissione moderna, non trovi? Sì, sì. Infatti nelle trasmissioni più impegnate le persone che parlano sono sempre coperte da quelle che non c'entrano niente. È vero. E invece la nostra è una trasmissione diversa. Non ha questi passaggi. Volete accomodarvi? Questo è il pubblico, quello là. Questo è il pubblico, quell'altro. Quello che ride. Questo è il pubblico, questo è il pubblico che applaude, ecco. Allora, la nostra trasmissione è diversa anche... Avete preso posto? Benissimo, dicevo, la nostra trasmissione è diversa anche per un'altra ragione. Non più per il pubblico, perché il pubblico siamo tornati a quello solito, vero, no? Ma è diversa perché noi, per esempio, non abbiamo ospiti d'onore. Perché? Perché quando l'ospite d'onore va in una trasmissione, ci va per fare pubblicità al suo film. Siccome a noi, dei film che hanno fatto, dei film che stanno facendo, dei film che faranno, non ce ne importa niente, va bene? Noi ospiti d'onore non ne abbiamo, facciamo tutto noi. Tu, per esempio, Iva, non so, oltre a cantare, reciterai. Beh, però solo cose comiche, credo. Sì, vabbè, anche se fossero drammatiche, dette da te, guarda, non c'è nessun pericolo. Raimondo, io voglio fare qualcosa con te. Sì. Allora ci vediamo dopo lo spettacolo. Non dopo, adesso qui. Ah, adesso qui davanti a tutti? Oh. Ma dico, ma non è possibile. E poi c'è Sandra, la Mondaini, che piace grandi e dai piccini, la Mondaini. Tanto ha fatto che è entrata quando c'è il pubblico che applaude. Mica è entrata col pubblico di prima, no, con questo che applaude. Ma cosa fai con la scaletta? Sono piccola, no? Voglio essere alta come voi. Oh. Mazzo, guarda questa. E poi non dovevi entrare adesso, dovevi entrare dopo. Sì, se aspettavo te entravo alla seconda puntata. Vabbè, oramai sei qui. Signori, queste sono le mie tre donne, Queste sono le mie tre donne. Ah. Cosa ridi? Ringrazio Dio se ce n'hai una. Vabbè, comunque, ognuna ha un compito ben preciso. Tu, Iva, canti e reciti. Tu, Minni, balli e reciti. Tu stai zitta perché abbiamo già parlato troppo. Signori, diamo senz'altro l'avvio ufficiale alla nostra trasmissione. Iva, a te questo onore. Cosa ci canti? Grazie. Io vorrei cantare un brano tratto da un mio long play di canzoni ebraiche, Exodus. Io non partirò.
tormenta svanirà dal tempo, l'ora fuggirà da me lontano, tu dall'alba d'ore, se da questa terra io non partirò. Cercherò la terra che mi dia un nuovo grande amor, la roccia per il mio cuore. Grazie. Senti, Iva, io ho avuto una bella idea. Per nobilitare questa trasmissione, per renderla più impegnata, ho pensato di trattare in ogni puntata un argomento di drammatica attualità. Sai che divertimento. Come sai che divertimento? Se in questa puntata noi parliamo del problema ecologico, del rapporto dell'uomo con la natura, dell'inquinamento, beh, la trasmissione diventa... Una bella barba. Una bella barba diventa. Perché? Ma perché? Perché dappertutto, apri il giornale, inquinamento. Apri la radio, inquinamento. Apri la televisione... Canzonissima, che siamo lì, sì. No, dico, a me sembra che questa trasmissione debba divertire e basta. Perché? Io mi meraviglio di te, guarda. E perché? Perché Sandra, che è una donna intelligente e colta, è entusiasta dell'idea. Eccola qui. lei, okay. Dunque, scusa, ma come ti sei vestita? È da alpinista, no? Per la scenetta sull'ecologia. Ma cosa c'entra l'alpinismo con l'ecologia, scusa? Ma c'è l'eco, no? Andiamo sulla montagna dove c'è l'eco. Ma senti questo, ma non c'entra, ma con l'eco. L'eco non ha nulla a che vedere con l'ecologia. Ma come sei noioso, come sei pignolo. Dai che hanno già costruito la scena alle montagne. Dai, vesti. Ma come la scena alle montagne? Dai, ma Sandra, l'ecologia è quella scienza che studia la vita degli organismi animali e vegetali in rapporto all'ambiente. Non c'entra niente con l'eco. Non è vero. È sempre un fenomeno della natura. Ma tu vai questa, ma dove vado? Ma cosa? Scusa, Iva, dimmi. Ti dispiacerebbe presentare la scenetta? No, con piacere, ma che cosa devo dire? Signori e signore, il mistero della Valle dell'Eco. Dai, muoviti, ma è possibile che ci devi mettere tanto? Fai fatica, fai finta di fare la montagna, fai fatica, dai. Ma come faccio fatica? Spingimi, dai che siamo in montagna. Spingi, questo fa la scelta. Sì. Ecco, siamo arrivati in cima, Oh. Adesso. Stai attento e dimmi se non è una eco misteriosa. Sandra! Sandra! Non è affatto misteriosa, è un'eco normalissima questa. Ecco, vabbè, prova anche tu, di' il tuo nome, tienilo bello lungo, eh. Ma no, lascia stare. Dai. Ma... Raimondo! Io lo sapevo, uno parla di trasmissione impegnata, di tematica e tutto, arriva lei e rovina tutto. Ma no, è il mistero della natura, anche la eco inquinata. Sei tu che sei inquinata, vai via. Io scusate, vado via, figurati per cosa me ne importa. Ah, che mi fai cascare! Signori, scusate questa infelice parentesi, riprendiamo con serietà il tema che ci eravamo proposto.
Ah, era lei, eh? Che delusione. Credevo fosse una cincia allegra. Scusi, io non volevo... No, scusi lei. Vedi, io sono un professore di scienze naturali, un ornitologo, sì. Sto compiendo uno studio sulla progressiva scomparsa di molte specie di uccelli per colpa dell'inquinamento atmosferico. Ho visto che lei prima guardava... Beh. Ogni croce su questo libro significa un uccello che non risponde al mio richiamo, che se n'è andato, che è morto respirando quest'aria mefitica. Sa quante specie di uccelli c'erano qui nel parco? Ma non so. 375.000. No, ma cosa dice, scusi? No, cosa... Così. No, 73. Oh. 73 specie diverse. Sì. C'erano i rampicanti, come il picchio, il cuculo. C'erano tutti i passeracei. Tutti? Tutti, sì. Dai fissi nostri ai tutti rostri, ai corni rostri, ai denti rostri, merli, tordi, cingallegre, cardellini, canarini. No. Canarini no, tutti meno i canarini. Erano canti che si intrecciavano di ramo in ramo in un meraviglioso concerto. E ora, per colpa del progresso tecnico, ascoltare il piccolo cinguettio di un uccello è diventato un sogno irraggiungibile. Perché secondo lei l'inquinamento... Cosa? No, dicevo, secondo lei l'inquinamento... Ma che cosa? Dicevo... Cosa diceva lei? Niente. Ma scusi, lei ancora ha dei dubbi? Lei è uno di quelli che si illudono ancora? No, io chiedevo... Sì. Ma cosa? Ma noi stiamo andando incontro verso la distruzione completa di noi stessi. E siamo noi che ci distruggiamo. Ha capito? Siamo noi che ci distruggiamo. Pensi soltanto... agli scarichi degli automobili. Lei all'automobile? Sì. Dopo mi dà un passaggio, Lo dicevo! Sì. Lo scarico della sua macchina contribuisce alla distruzione dell'equilibrio della natura. Perciò lei è colpevole, come tutti, capisce? Sì. E che cosa fa? No, dico, che cosa fa? Cosa fa? Sta lì con le mani in mano a guardare. Sì. E intanto la natura tace. Il parco non canta. Nessun trillo di vita. No, è inutile che lei mi faccia il petirosso. Sì. Lo so benissimo che lo fa per accontentarmi così. Zitta! Guardi lassù, com'è spaurito il petirosso. Ma veramente il petto non è rosso, è grigio. Ma per forza è pallido, anemico. Non sta bene. Vede come respira male. Non respira azoto, ma ottani. E poverino, guardi come magro. Chissà da quanti giorni non mangia. Mica tanti, eh. Ecco, va via, petirosso. Fuggi dallo smog. Sì, fuggi. Ecco, bravo, vola. Vola, Luca, Cardillo, Luva, Sopicini. Ma cosa fai? Mi prende il giro? No, facevo la seconda voce sotto mentre lei... Ma come lei canta mentre la natura muore? Cieco! Lei è cieco come tutti! Il mondo va verso la catastrofe, ecco. E intanto anche l'ultimo uccellino se n'è andato. Non c'ho più ragione di stare qui. Ecco. Tenga. Questo è l'unico richiamo che funzioni al giorno d'oggi. Che pena. Che tristezza. Cieco! Che devo presentare tutto io in questa puntata. Ma dico, ho fatto appena adesso la scenetta della panchina, fallo presentare a qualcun altro il balletto, no? Ma come? Prima alla Zanicchi hai presentato la canzone. Non cominciamo con queste cose, la Zanicchi hai presentato, a me perché presentare la Zanicchi? Per favore, guarda, proprio perché è la prima puntata te lo faccio, ma non ti ci abituare. Signori, il balletto. No, un momento, come sarebbe signori il balletto? No, ma... Mica così semplice.
La puntata è dedicata all'ecologia, sì, all'inquinamento, sì, ma il balletto non c'entra niente. Come possiamo giustificarlo? Ah, ti preoccupi per come giustificare? Beh, basta chiamare Maga Maghella. Maga Maghella! Maga Maghella, Maga Maghella, se ti va brutta, se ti va bella, nel tuo futuro leggerà. Maga Maghella, Maga Maga, Maga Maghella, Maga Maga. Maghella, ti dispiace alzarti dalla scarpa? Adesso Maga Maghella, non c'è più, adesso non abbiamo più preoccupazione di dover legare, eccetera. Parliamo del balletto, così. Che tipo di balletto è? Dunque, è un balletto matto. Matto, eh? Sì, no, no, su questo non c'erano dubbi, sì, dico, ma fate qualcosa, dite qualcosa, cantate, non so. Come lo diciamo? Tutti frutti! Tutti frutti? Tutti frutti! Dite tutti i frutti. Ma allora dico, sì che c'è il rapporto, la frutta, l'ecologia, l'inquinamento, sì. Ma mi hai fatto schiacciare Maga Maghella, scusa. Vabbè, vai pure, vai pure. Ci penso io. Signori, vediamo questo balletto un po' inquinato sulla frutta non inquinata. Torniamo all'argomento della nostra puntata. Voglio mostrarvi un paio di esempi abbastanza significativi
sempre sul tema dell'inquinamento. Pronta? Pronta. Bene, andiamo a prendere una boccata d'aria. Una apri il rubinetto, guarda che te esce fuori. Sul problema ecologico abbiamo condotto un'inchiesta. Quanti di voi al cenone di Natale hanno gustato uno dei piatti più tradizionali, il capitone? Ma siamo certi che il capitone allieterà anche i futuri pranzi natalizi? Oppure queste gustose anguille saranno completamente scomparse? Per rispondere a questa domanda siamo venuti qui nelle valli di Comacchio, una delle zone più famose per la produzione delle anguille. Vedete come è quasi del tutto scomparsa l'acqua della palude? Che cosa è stato a turbare l'equilibrio ecologico di questa zona? Accanto a me c'è il signor Crispino Anguilletti. Signor Crispino, lei è un lavoriere, vero? Cosiddetto, sì. Lavoriere significa che lei alleva le anguille. Noi li chiamiamo bisati in confidenziale, ecco. Vuol mostrare ai nostri telespettatori questi bisati, queste anguille? Volentieri. Ecco qua. Ah, ecco. Ecco, vedi, questo è un capitone. No, mi scusi, signor Crispino. Il capitone è un'anguilla che ha raggiunto la lunghezza di almeno 50 centimetri. Questo, perciò, è un futuro capitone. E ora è appena nato. No, 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 signore, questo è proprio un bisatto anziano. Sicché non diventerà mai un capitone. Ma parli pian, se no s'avvilisce Poareto, eh. E tutte le anguille rimangono così piccole? Per servirla. E per quale ragione? Per colpa del DDT. Ah, ecco, le acque sono avvelenate dal DDT e le anguille soffrono e non si sviluppano. No, 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 signore, per colpa del DDT che ha prosciugato proprio la palude. No, mi scusi, signor Crispino. Il DDT può aver ucciso migliaia di specie di insetti. Di conseguenza saranno morte migliaia di specie di animali. Ha succhiato tutta l'acqua e i bisati poareti senza acqua e morono. Ma non c'è pericolo che aggredisca l'uomo? No, no, anzi, a modo suo si è anche affezionato a questo qui, l'elefante simia. Ah, adesso ho capito perché la chiamate elefante. Perché con questa enorme proboscide ha causato danni incalcolabili all'equilibrio naturale della zona. Ma non capisco perché la chiamate anche scimmia. Della scimmia non ha niente. Un momento che ci mostro, Senti, sentiti. Questo signor qui, sai chi ti sei? Sei uno della televisione, questo signor, capio? Sì. È bella, Ecco, scimmia ti sei. Ha visto perché sei scimmia? Sei dispettosa come la scimmia. Va via! Tu mi presentassi, l'hai già fatto con la Minoprio, allora sai. Sì, e siccome vorrei... lo so che devo farlo sempre io qui, presentare, fare tutto io. Però io prima volevo fare una cosa, siccome è un momento in cui siamo un po' tranquilli noi due, Sì. Volevo parlare di Canzonissima. No, siccome all'inizio della puntata, vero, col fatto del pubblico che abbiamo cambiato e non ne abbiamo potuto parlare, poi dopo stavamo soli, è venuta Sandra a proporre quella sciocca scenetta sull'alpinismo, vabbè, è vero, adesso finalmente siamo soli, parliamo di Canzonissima, Dico, è finita l'altra sera, io ho visto tutta la puntata l'altra sera,
Bella puntata, agile, scattante, Non potevi distrarti un attimo che era già finita. No, io l'ho vista tutta, molto bella. Beh, devo farti i complimenti, sei stata bravissima. Beh, proprio un'apoteosi, un trionfo per te. Sì, è vero o no? È vero, sul podio mi hanno dato la mia bella medaglia di bronzo, sono molto contenta. No, tu hai avuto la medaglia d'oro, perché sei stata la prima tra le donne. Prima tra le donne, scalzando un monumento, poi, tra l'altro. Poi dico anche, sei stata l'unica cantante tra gli 8 finalisti che non ha avuto nessun zero dalle giurie. Questo è molto sintomatico, beh, mi pare, no? Sì, vero, ma dico, merito della canzone, senz'altro. Beh, la canzone è molto bella, tu sei modesta, la canzone è molto bella, io ti auguro di vendere anche moltissimi dischi, anche se questa a te non interessa, logicamente. Ah, interessa, sì, sei anche venale. Però vedi, per vendere molti dischi, sì, purtroppo tu hai un grandissimo difetto. Beh, se per questo ne ho tanti. Sì, ma ne hai uno in particolare. Sì, quale? Sì. Non saluti i bambini. Tu devi salutare i bambini, capito? Perché poi sono i bambini che dicono ai genitori: papà, mamma, mi compri il tuca-tuca, il disco, capito? I bambini sono importantissimi. Senti, però mi risulta che Sandra piace moltissimo ai bambini e non vende un disco. No, mannaggia la miseria. No. Ma perché non canta? Lei piace, c'è l'unica cosa di piacere ai bambini e poi non canta. Va bene, adesso rinnovandoti i complimenti, archiviamo Canzonissima. Sì, certo, tanto adesso, certo. Cosa fai adesso? Canto. Ah, continui? No, dico, continui, sì, nei tuoi trionfi, continui, beh, è giusto, sì, è perfetto. Vabbè, d'accordo. E cosa canti? Senti, io avrei un'idea. Sì, dilla, io sono qui. Vorrei dedicare ogni settimana una fantasia di canzoni o a un autore o a un genere particolare. Bene, carina, tua idea mi piace molto, sì. Questa sera io la vorrei dedicare a Lucio Battisti, sì. Hai capito? Ho capito, sì. Ma dalla faccia non si direbbe. Ma come dalla faccia non si direbbe? Ma cos'è? L'ho capito, ci vuole tanto a capirlo. Ti l'annuncio. Faccio anche l'annuncio. Sì. Signori, Lucio Battisti. Ecco. Hai visto che non hai capito niente? Non ho capito. Scherzavo. Signori, ascoltiamo Iva Zanicchi in una fantasia di canzoni di Lucio Battisti. La. Io
acqua azzurra, acqua chiara. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi per sapere se ce l'è. Accidenti, che farò? Quattro amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, azzurra, acqua chiara, acqua azzurra, parlando di ecologia, non dobbiamo trascurare il problema urbanistico. L'uomo, come sapete, è una scimmia un po' spelacchiata che per vivere ha bisogno di alberi, di piante, di prati. E invece stupidamente distrugge il verde per costruire degli enormi scatoloni di cemento dove va a abitare poi con centinaia dei suoi simili, senza spazio, senza aria. Siamo arrivati addirittura al mini appartamento, alla monocamera, vero? In una camera c'è tutto proprio. Anche mia moglie purtroppo si è fatta sedurre da questa moda e, approfittando del fatto che io ero fuori Roma, ha affittato uno di questi mini appartamenti e lo ha arredato, dice lei, con molta originalità. Così che al mio ritorno ho avuto la gradita sorpresa. Avanti! Ciao, ben arrivato! Ciao. Ciao tesoro. Avanti, avanti. Permesso. Grazie, grazie tante. Per carità, dovere. Se ha bisogno mi citofoni in portineria, io salgo subito. Grazie. Buonanotte. Grazie Giovanni, lei è molto gentile. Beh, allora non mi dici se ti piace? È molto, molto carino, soprattutto molto originale. Non è stato facile, sai, fare un arredamento nuovo, perché oggi tutti, per sfruttare lo spazio, abusano dell'arredamento tipo nave. Eh già, e tu invece l'hai fatto tipo treno. Sì. Sai che l'ho trovato, effettivamente sembra di stare su un treno, anche molto spazioso. Sono contenta che ti piaccia, perché questo è il nostro trenino dell'amore. È il trenino dell'amore che fa ciuffe ciù. È il trenino dell'amore che fa ciuffe ciù. È il trenino dell'amore che fa ciuffe ciù. Senti, scusa. Io ho un po' di fame. Mi metto qui, cosa c'è da mangiare? Che... Non c'è niente da mangiare. Il servizio ristorante è chiuso. Come il servizio ristorante è chiuso? Ti ho preparato il letto. Ma come il letto? Ma io non voglio mangiare il letto, non mi piace il letto. Ma scusa. Cosa sapevo io che tu non avessi mangiato? Credevo che tu volessi dormire, sono le 2 di notte. Vabbè, certo, se non c'è altro da fare, andrò a dormire. Sì, sì, dai, che è divertente. Sul trenino dell'amore che faccio fecciù. E sul trenino dell'amore che faccio fecciù. Senti, scusa, io vado sopra allora. No, vado sopra io. Ma guarda che scomodo. Ma no, mi diverte a me andare sopra. Ah, se vuoi andare in bagno, adesso è libero. Come adesso è libero? Perché c'è dei momenti in cui è occupato. E certo, quando ci vado io è occupato, no? E sul trenino dell'amore che faccio fecciù. Sì, è il trenino, sì, e sul trenino dell'amore e che faccio fecciù. Sul trenino dell'amore che faccio fecciù. E sul trenino dell'amore. Ma io dico, non potevi farlo un po' più largo questo bagno? Come uno si muove, sbatte. Ho adottato le stesse misure delle ferrovie dello Stato. Ma come mi importa delle ferrovie dello Stato? Ma che bisogno c'era di adottare le stesse misure? E poi dico anche l'acqua, ne viene fuori un filino appena appena. Ma come sei noioso! Eppure abbiamo viaggiato tanto e non ti sei mai lamentato.
Cosa c'entra, dico io? Questo è mica un treno vero, no? Ma sì, è il trenino dell'amore che fa giù e giù. È il trenino dell'amore che fa giù e giù. È il trenino dell'amore che fa giù e giù e giù. È il trenino dell'amore che fa giù e giù. È sul trenino dell'amore che fa giù. Sì, per favore. Come ci stai? Insomma, un po' soffocatino. Sono stata brava, eh? Ho messo tutto come sul vagone letto. Il portabottiglie, il portabicchieri, il portagiornali. Sì, ma non c'è il portacenere. Lo credo, perché questa è una cameretta per non fumatori. Ma io fumo. No, carino, tu non fumi perché c'è scritto anche sul cartello. Va bene, io dormo, eh. Buonanotte. Notte. Notte. Senti, Sandrina, io volevo dormire. Sì, e io cantavo per farti addormentare. Dormi, dormi, viaggiatore, sul trenino dell'amore, sul trenino dell'amore che fa giù, 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 giù. Permesso? Che? Signore, biglietto? Biglietto, signore. Biglietto. Che biglietto, ragione. Biglietto, dove ho messo il biglietto? Devo avercelo da qualche parte, dove ho messo? Ma no, sono io che devo darle un biglietto, ed è questo. È lei, Giovanni. Sì. Mi scusi, insomma, così, al buio, stavo sognando di essere in treno, aveva divisa. Chi è? Sono io, signora. Giovanni. C'è un biglietto da parte di sua madre. Sì. Mi sono dimenticato di darglielo prima, ma poi ho pensato che poteva essere urgente. Ha fatto bene, Giovanni, grazie. A che ora vogliono essere svegliati, signori? Alle sei. Alle sei, benissimo. Buonanotte, signora. Buonanotte, Giovanni, signor Pianeta. Notte. Ma perché la sveglia alle sei? Dico, sono le due di notte. Perché ci dobbiamo svegliare alle sei? Perché ti vorrai svegliare un'ora prima dell'arrivo, no? Ma perché? Arriviamo alle sette. No, arriva la mia mamma da Milano. Dobbiamo andarla a prendere alla stazione. Figurati se quella non arrivava. Ma io dico, poi non ne posso più di sentire parlare di treni, di arrivi, di partenze, di stazioni. Io sono ossessionato già a questo arredamento a me. Ma se prima ti piaceva. E invece adesso mi dà fastidio, guarda un po', mi dà fastidio questo arredamento. Ma sei il trenino dell'amore. E il trenino dell'amore mi fa schifo. No, il trenino faccio faccio. E questo arredamento è cretino, eh. E io mi sento soffocare sotto, tutto così. Io mi sento soffocare. Io ho bisogno d'aria. Io ho bisogno d'aria. Ho bisogno d'aria io. Io ho bisogno... Gilbert Bécaud. La solitude, ça n'existe pas. Chez moi, il n'y a plus que moi. Et pourtant, ça ne me fait pas peur. La radio, la télé sont là pour mener le temps et l'heure. J'ai ma chaise au café des sports. J'ai mes compagnons de flipper. Et quand il fait trop froid dehors, je vais chez les petites sœurs des cœurs. La solitude, ben ça n'existe pas. Non, la solitude, ça n'existe pas. Peut-être encore pour quelques loups, quelques malheureux sangliers, quelques baladins, quelques fous, quelques poètes démodés.
y a toujours quelqu'un pour quelqu'un. Il y a toujours une société. Non, ce n'est pas fait pour les chiens de club Méditerranée, hein, hein. La solitude, ben ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Tu te trompes, petite fille. Si tu me crois désespérée, la nature a horreur du délivrer, t'a remplacé. Si je veux, je peux m'en aller à White, à Woodstock ou ailleurs, et y retrouver des milliers qui chantent pour avoir moins peur. La solitude, ben ça n'existe pas. Non, non, la solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Grazie. Gilbert, bienvenue. Benvenuto. Sì, benvenuto anche a nome dei telespettatori italiani. Noi, grazie, siamo veramente felici di averla qui per 7 settimane ospite di questa trasmissione. 7 settimane, non un troppo, troppo? Se sono troppe 7 settimane, no, sì, perché no, anzi, magari no. Averne. Senta, lei è molto tempo che manca dall'Italia. Sette anni, sette puntate. Lei parla bene italiano? Io sì, ho studiato parecchio, sì. Senta, e cosa ha fatto in questo periodo? Come mai è stato così lontano? È stato, ha viaggiato? Ha viaggiato beaucoup, molto. Vous avez travaillé toujours? Lavorando, sempre. Finalmente è tornato. A chi? Sono tornato da te. Io lo so che aspettavi me, che non era possibile stare più separati così. Sono tornato da te. Io non sono cambiato, sai, e d'altronde io vedo che ora sei come prima, anche tu, anche tu. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est ruiné, volé, pillé. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après, après la guerre, il nous reste à faire la paix. Son tornato da te. Son più ricco di un tempo che se n'è andato lasciandomi i sorrisi e le lacrime sue. Son tornato, son qui. Io mi sento ridicolo. Sono io, sto guardandoti. Un taxi è già qui. E per noi son tornato da te. Thank you.
italiana non molto bene, eh? Maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous les gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin, qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire, vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, ouais. La terre, sans toi c'est petit. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien, même Paris crève d'ennui. Toutes les rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Sans rire, pour ne plus pleurer, je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur, et pas une pleure. Là-dessus, vraiment, plus rien à faire, non. Je n'ai vraiment rien. Alors. Così questa puntata di Sai che ti dico. Avendo parlato di inquinamento, di ecologia, ci sembra giusto concludere ascoltando la parola del professor Melville Stuart dell'Università di Pasadena, ecologo di fama mondiale che è ospite nel nostro studio. Prego, professore. Well, I think the Il problema ecologico è senza dubbio un problema molto grave. Però non dobbiamo drammatizzare. Se noi operiamo col massimo impegno, siamo ancora in tempo a salvare il nostro equilibrio ecologico. Perché, fortunatamente, non tutta la terra è inquinata. Non tutta l'aria che respiriamo è inquinata. Non tutta l'acqua che beviamo è inquinata. Mannaggia la miseria zozza. E con queste parole di speranza termina la nostra puntata. Iva, Minni, vieni qui anche tu, Sandra, ma questa volta venite. Grazie. A salutare, perché qui è finito.
Salutate. Sì, ma scusa, la trasmissione finisce così. No, non finisce così. Poi c'è una sigla di chiusura filmata in cui io faccio il tedoforo. Ma cos'è il tedoforo? Il tedoforo è quell'atleta che porta la fiaccola col fuoco di Olimpia. Siccome quest'anno è l'anno delle Olimpiadi, guarda, ridete, ma perché ridete? Una cosa serissima. E là, io sono uno sportivo, faccio il tedoforo. Mi sembra giusto dedicare questo finale al tedoforo. E ogni settimana si cambierà la sigla filmata con una trovatina. Che carino. Io dovrei cantare la mia canzone della sigla, così sopra di te che fai il buffone in mutande. E c'ha ragione Iva, scusa, dalle, lei canta e tu vai in mutande. Ma dalle pure ragione, già, dalle pure ragione, dalle. Ma non canzone, litigate, scusa. Non litigate, no, su, se no che impressione facciamo al pubblico? Ah, sì, sì, tutti d'accordo, andiamo, andiamo tutti d'accordo, eccoci qua. Dimmi, come si fa a passare al filmato? Al filmato come si fa? Ah, io avrei una piccola idea, è un mio sogno vecchio. No, volevo fare un accordo vocale. Non so perché io faccio, sai che ti dico, originale, nuovo anche. Ma nuovo, ho detto che è una cosa che coltivo da anni, questo sogno. Parti tu. Sai che ti dico. Arrivederci a sabato prossimo. Uno sguardo intelligente.